Ti ricordo di usare Alexi come supporta un creatore nello shop di Fortnite. Grazie per il supporto e buona visione. Benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi andremo a parlare di notizie molto interessanti per quanto riguarda Fortnite. Iniziamo subito a parlare di Fortnite Mobile. Infatti è stato annunciato che Fortnite Mobile è finalmente disponibile sul Play Store. Inizialmente, se vi ricordate, Fortnite infatti non era disponibile sul Play Store, ma su un'app di Epic Games Fortnite. Ma se lo cercate adesso sul Play Store, lo potete trovare. Vi faccio vedere un'altra immagine molto interessante. Guardate questa immagine. Non si sa ancora se questa immagine sia vera. Comunque qui possiamo vedere che c'è la mappa di Fortnite con le modifiche che possiamo vedere in una schermata di caricamento di Travis Scott. Possiamo notare che nella parte vicino a Foschi Fumaioli, dove c'è Scogliere Scoscese e Fattoria Frenetica, è tutta bruciata a un altro colore. Possiamo anche notare che nei bordi dell'agenzia c'è qualcosa di strano che non si riesce a capire bene. Ci possiamo aspettare domani nuovi cambiamenti nella mappa? Non si sa ancora se questa immagine sia reale. Comunque possiamo aspettare forse nuovi cambiamenti? Perfetto, adesso andiamo a parlare di un'altra notizia. Vi faccio vedere questa immagine. Infatti dalla patch di ieri, la 12.41, è stato visto che è stato modificato il pack, che non mi ricordo il nome, ma lo potete vedere in questa immagine. E praticamente quindi si pensa che arriverà di nuovo presto questo pack in Fortnite. Perfetto, adesso vi faccio vedere un'altra cosa, ovvero una nuova copertura e un nuovo spray gratuito. Infatti si potrà ricevere queste due cose guardando le Twitch Rivals per 30 minuti. Dopodiché sul vostro account riceverete queste due cose gratuitamente. Perfetto, adesso andiamo a parlare un po' della storyline della stagione 12 di Fortnite. Si è vista una cosa molto interessante. Dalla skin che è stata svelata ieri si può notare che c'è il simbolo ombra. Poi se notiamo anche altre skin che sono uscite nello shop, possiamo vedere che hanno sempre il simbolo ombra. È stato anche visto che l'immagine dentro il quadro che c'è nella stanza di Mida ha il simbolo ombra. Cosa potrebbe influire sulla storyline? Ci possiamo aspettare un nuovo evento per fine stagione? Questo evento forse c'entrerà qualcosa con il giorno del giudizio, c'entrerà anche qualcosa con le capsule che ci sono intorno all'agenzia. Infatti si pensa che si attiveranno e creeranno una frattura dove uscirà il razzo che distruggerà l'agenzia e danneggerà la sfera giorno del giudizio. Quindi cosa c'entra con la storyline? Non si sa ancora. Aspettiamoci un nuovo evento per fine stagione dove c'entrerà qualcosa l'oggetto giorno del giudizio che possiamo trovare nella stanza dove c'è Mida. Ci possiamo aspettare nuovi cambiamenti nella mappa di Fortnite? Forse il giorno del giudizio si attiverà? O forse potremo vedere il giorno del giudizio nel gioco? Non si sa ancora. Aspettiamoci domani il nuovo concerto anche di Travis Scott, dove potremo ricevere dei premi gratuiti se guardiamo questo nuovo evento in arrivo. Poi vi faccio anche vedere un'altra cosa molto interessante. Si è visto che una skin che è uscita nello shop, possiamo vedere che c'è un particolare segno che accomuna questa skin con altre skin. Infatti possiamo vedere che c'è la cicatrice nella stessa posizione della cicatrice della skin Mida e della skin Oro. Quindi potrebbe centrare qualcosa. Cosa centreranno queste skin con la storyline e con la stagione 13 del capitolo 2 di Fortnite? Non si sa ancora. Ci possiamo aspettare un nuovo evento? Forse in questo nuovo evento cambierà parte della mappa, forse danneggerà il giorno del giudizio e forse c'entreranno anche qualcosa i visitatori. Infatti sappiamo che ci sono 7 visitatori, ma noi non sappiamo ancora alcuni visitatori. Forse ritorneranno in questa stagione. Comunque questo video finisce qua, spero che sia piaciuto. Mi raccomando, iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su Fortnite. Lascia un bel mi piace per supportarmi, commenti e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzuoli.